Ciao ragazze, ciao ragazzi, finalmente vi filmo il video con i miei auto regali di Natale, ragazzi. Lo so che ci ho messo tantissimo quest'anno, quindi perdonatemi se sono veramente in ritardo. In realtà stavo aspettando ancora una cosina che doveva arrivarmi e volevo assolutamente inserirla in questo video, però non mi sta arrivando, quindi non so come mai ci stia mettendo tantissimo, ma è una cosina che sicuramente vi farò comunque vedere su Instagram, su YouTube più avanti. Nel frattempo però vi faccio vedere tutte le cosine, tra cui c'è una in particolare di Chanel che non vedo l'ora di farvi vedere, di cui sono stra felice, ma già vi avevo anticipato nel vlog qualche giorno fa e l'ho lasciata lì nella scatola e non è stato per niente semplice, ma iniziamo dal principio. Prima cosina che mi sono autoregalata è questo maglioncino bianco. Mi stanno piacendo un sacco i look total white, magari con un cappotto teddy coat, sneakers bianche, e questa è super morbida, molto comoda e di un'ottima qualità. Il sito è Lovis, scritto L-O-A-V-S, spero si veda, magari ve lo scrivo qua sotto, e hanno delle cose molto molto carine, a parte maglioncini carini eccetera, ma hanno anche dei teddy coat niente niente male. Quando mi vedete indossare i teddy coat, cioè quei cappotti tipo orsacchiotto, tutti pelosetti, mi chiedete sempre: Nicole, dove l'hai preso? E li prendo in diversi siti, perché non si trovano, cioè mi piace averli di diversi colori, però non si trovano, li ho trovati tutti sullo stesso sito. Allora, quello bianco e quello nero che mi vedete indossare spesso sono di Naked, scritto N-A-K-D, e si trovano ancora, visto che sono anche in saldo. E poi quello marrone invece è di Max Mara, e stavolta ne ho preso un altro, ragazzi. In realtà ne ho presi due, vi devo far vedere, ma del sito Lovis ho preso questo rosa, lo adoro, volevo troppo un teddy coat rosa, non lo volevo di quel colore pallido che si vede tanto in giro, volevo un rosa un pelino più acceso e finalmente l'ho trovato. Questo secondo me è stupendo e ancora non l'ho provato, ma vedendo la taglia mi sembra giusto. Li prendo sempre un pochino più grandi proprio perché vanno portati oversize, e poi mi piace perché ti coccolano come una nuvola, sono super morbidi, super soffici, e quindi sono super super felice di aver preso questo, ovvero di poterlo finalmente indossare, perché sapete che quando filmo questi video sui miei autoregali, sui miei regali di Natale, di compleanno eccetera, non uso mai nulla di tutto quello che ho comprato prima di farvelo vedere, quindi anche questo, come il resto delle cosine, era lì da un po' e non vedevo l'ora di poterlo indossare, cioè farvelo vedere e poi poterlo indossare. Quindi è questo teddy coat rosa meraviglioso, sì, se non lo metto anche sulla sedia, meraviglioso, super morbido e super soffice. Super happy, date un'occhiata a questo sito, io l'ho scoperto da poco, ma hanno delle cosine molto molto carine, ragazzi. Poi, altro super regalo che mi sono fatta è di Karl Lagerfeld, Lagerfeld, qualsiasi modo si pronunci. Non avevo mai preso nulla dal suo sito, ma ho trovato, e secondo me non vi aspettereste mai. Oh wow, bello però il pack, molto molto carino, e qui non ho aperto proprio nulla, cioè potete vedere che c'è ancora lo scotch intatto, e qui secondo me nessuno se l'aspetterebbe mai, che è quello che l'ho preso, ma sono due beanie, praticamente due, come si chiamano in italiano, berretti. Uno è fucsia con il simbolino del marchio di Karl Lagerfeld, e poi un altro è nero. Voglio provarli in diretta con voi, vabbè che ho il cerchietto, voglio vedere se mi stanno decentemente oppure no. Io dovrei smetterla di fare acquisti su internet, perché poi se le cose non mi stanno bene, vabbè che si possono sempre restituire. Mi vedo strana, ma secondo me non è male. Non è male, proviamo anche quello fucsia. E in realtà non ho nessun berrettino invernale, anche se non li indosso tantissimo, ci sono giornate, magari andiamo in montagna eccetera, fa più freddo, che devo veramente averli, e ho visto questi sul sito di Karl Lagerfeld e mi sono detta: ok Nicole, è arrivato il momento di prendere qualche berrettino, perché sinceramente quando fa freddo non ho mai niente da mettere in testa, e questi di Karl Lagerfeld mi piacevano molto, la qualità è ottima, quindi so
che non sono berretti, che il prossimo anno devo già buttare perché si sono tutti scuciti o comunque rovinati o scoloriti, eccetera. Sto cercando, specie ultimamente, di... sono piena di peluchi rosa del cappotto. Sto cercando, specie ultimamente, scusatemi se mi sistemo i capelli costantemente, ve lo sapete, è sempre così con me, e sto cercando di magari spendere un pochino di più in determinate cose, però poi almeno mi durano, perché mi sono resa conto che quando spendo poco le cose irrimediabilmente mi durano una o due stagioni e poi le devo buttare. Invece quando investo un pochino di più in qualche capo di abbigliamento, scarpe, borse, vabbè, quello si sa, vedo che riesco ad indossare le cose per sempre o quasi, quindi sono molto contenta di questi due berretti. E poi erano taglia unica, quindi almeno sapevo che andavo sul sicuro, perché altrimenti sulle taglie sono veramente veramente sempre in dubbio quando acquisto online. Quindi super acquisto di Karl Lagerfeld, il mio primo acquisto di questo brand. Poi mi sono fatta un altro mega mega autoregalo, ragazzi, e adesso vi faccio vedere. Non l'ho ancora aperta nemmeno io. Sì, sono impazzita ed ho preso un sacco di cappotti, e questo è uguale, identico a quello fucsia che ho. Mamma mia, è pesantissimo. Il brand è, ve lo faccio vedere subito, è A Paris, non so come si pronunci, comunque scritto con due P, A Paris. E questa ce l'ho uguale, identica, in fucsia. Quando mi vedete indossare appunto un pellicciotto, un finto pellicciotto fucsia, molto intenso, quasi neon come colore, sicuramente l'avete visto se mi seguite anche su Instagram, perché vi posto spesso gli outfit sia nei post che nelle stories. E ce l'ho appunto uguale, identico, fucsia, e ho voluto prenderlo anche nero, ragazzi, perché è super caldo, super comodo. Adesso questo è chiuso. Strano, perché l'altro ha i bottoni, mi sa. No, pensavo non avesse i bottoni, invece ci sono due tipo forcine che non uso mai. E mi piace perché è super super caldo e morbido, quindi vabbè che adesso ho un maglione con le maniche molto larghe, quindi un po' difficile da mettere, però adoro questi pellicciotti. Sto pensando di prenderlo uguale anche arancio, in realtà ci sono di tutte le colorazioni e li amo, sono fantastici. In realtà la pellicetta fucsia l'ho presa l'anno scorso ed è perfetta. Unico problemino, perde un po' di pelucchi, però penso sia normale, succede con qualsiasi pelliccia, quindi niente da dire. Ma adoro questi pellicciotti, questi fake... queste pellicce ecologiche sono bellissimi. E ragazzi, è super morbida, super lucente e veramente, secondo me, di alta qualità. E sì, adoro, non lo so, sono impazzita ed ho preso un sacco di cappotti. In realtà volevo farvi vedere, però non mi sta arrivando, anche un cappotto blu elettrico uguale al Teddy Coat Rosa che vi ho fatto vedere, però è di un altro brand, ed è di un blu elettrico meraviglioso, solo che sto aspettando veramente da tantissimo che mi arrivi, e mi sono detto: ok Nicole, non aspettiamo febbraio per fare il video sui regali di Natale, quello ve lo farò vedere più avanti. Però in realtà ne ho presi tre di cappotti, tre super super autoregali, e anche nei cappotti sto investendo un po' di più, perché vedo che quelli che compro tipo, non lo so, da H&M o da Zara non mi durano più di una stagione, mentre se ci spendo un pochino di più e prendo cosine di una qualità un pochino superiore, vedo che alla fine mi durano negli anni. Quindi sì, non vedo l'ora che mi arrivi anche quello, ve lo farò vedere subito non appena mi arriva, promesso. E poi arriviamo finalmente al mega autoregalo. Non so come mai la scatola sia così piccolina, perché quello che c'è all'interno è un super autoregalo, una roba pazzesca che mi sono concessa quest'anno a Natale. E tra compleanno e Natale devo dire che mi sono fatta dei bei autoregali, se ci ripenso. Non vedo l'ora di farvela vedere, ragazzi, non vedevo l'ora di indossarla, voi non avete idea. Ok, avrete già capito probabilmente, se mi conoscete avrete già capito di che cosa si tratta, perché, e devo dirvi la verità, e devo confessarvelo questo, ragazzi, l'ho aperta solo per vederla, non l'ho neanche tirata fuori, non l'ho scartata, ma ho aperto qui solo per vederla e l'ho lasciata nella scatola, ok? La tentazione è stata molto, molto, molto grande, ma non l'ho mai indossata. Vedrete, c'è ancora la carta, non l'ho mai indossata. Avrete capito che si tratta di una borsa, ok?
Se vedete la dust bag bianca, appunto fatta così, capite che si tratta di un modello classico, perché solo i modelli classici hanno la dust bag bianca. Questa è la dust bag, sarebbe una specie di porta borsa in panno morbido, e appunto tutte le altre borse hanno la dust bag nera con la scritta Chanel in bianco. Le borse classiche invece sono un pochino più particolari, si riconoscono già dalla dust bag, e qui c'è appunto Coco Chanel. E ragazzi, rullo di tamburi, ta-ta-ra, ta-ta-ra, la musichetta ci sta sempre, scusate se vi spacco i timpani ogni volta. Eccola qui. Allora, ok, allora togliamo anche, vabbè, c'è veramente la plastica, no, non è blu, non è blu il coso qui, adesso ve la tolgo così la vedete bene. Togliamo anche la carta qui sulla catena, così la possiamo ammirare in tutta la sua bellezza, ragazzi. E qui c'è un altro pezzettino in panno, probabilmente queste dovrei tenerle e riporle con la borsa quando la metto via. Dovrei starci un pochino più attenta. Ok, eccola qui, questa è una medium e una media in patent leather, quindi in pelle lucida, nera, con hardware champagne, che è un dorato ma non tanto giallo, quindi è un po' una via di mezzo, diciamo, è un dorato chiaro, una via di mezzo tra argento e oro, quello più giallo, se avete presente delle borse Chanel. Io la adoro, la adoro. Allora, vi devo dire la verità, l'ho vista indossata a Chiara Ferragni e quando l'ho vista mi sono detta mia. Ho contattato subito la mia SA di Venezia, Silvia, che saluto, che mi aiuta sempre a reperire tutte le cosine che voglio, e c'era in boutique. Non succede molto spesso che quello che voglio sia in boutique, quindi tipo tempo 24 ore l'avevo presa, e ragazzi, è rimasta lì, non sapete quanto tempo, non vedevo l'ora di filmare questo video, ecco perché non ho avuto probabilmente la pazienza di aspettare il cappotto blu, perché, cioè, non potevo lasciarla ancora là, non potevo, è un crimine, ok? Ed è lei, appunto, si può indossare la media, di solito, tutti la indossano a tracolla. Se siete molto alte, io lo sconsiglio, non è proprio bellissimo da vedere, di solito la media si porta appunto o così, con catenina un po' più lunga, oppure con doppia catenina un pochino più corta, diventa già molto più elegante. E mentre la jumbo invece le indosso anche a tracolla, questa secondo me è un pochino troppo corta, a meno che non siate appunto piccoline anche voi, in quel caso un po' vi invidio perché mi piacerebbe poterla indossare a tracolla. Però se lo faccio, adesso vi faccio vedere, è un pochino strano perché mi rimane qua, cioè è un po' strano. Che cosa ne pensate? Non lo so, io non mi ci vedo a portarla a tracolla, però è stupenda ed è secondo me sia elegante che da tutti i giorni, è per questo che mi piace tantissimo. All'interno ho il flap nero, me l'aspettavo bordeaux, quasi tutte le classiche che ho hanno il flap bordeaux. Vabbè, qui c'è il cartellino di autenticità della Chanel, non so se ve l'ho mai detta questa cosa, ma tutte le Chanel hanno un cartellino con scritto su un numero di serie che deve essere uguale, identico al numero di serie che sta all'interno della borsa, anche se molti fake li riproducono ormai questi, però Chanel si è ingegnata ed ha creato un logo particolare che adesso non credo si riesca a vedere, ma cambia a seconda della luce, e quindi diciamo che sono stati bravi su questo, perché tra le borse più contraffatte al mondo ci sono appunto proprio le Chanel, quindi devono salvaguardarsi un sacco. E sì, e questa è lei, è il mio nuovo acquisto. Era da un po' che volevo prenderla, vi dico la verità, in pelle lambskin, cioè la pelle quella liscia è morbida, però visto che la mia jumbo è comunque in pelle nera, e vabbè, non è lambskin, è in caviar, quindi la pelle è un pochino più martellata, e non volevo prenderla perché sarebbero state troppo simili. Però quando ho visto questa mi sono detta ok, fatta mia, e sono strafelice di averla trovata subito, che appunto, ripeto, non è una cosa che capita spesso. La adoro troppo e oggi la indosserò assolutamente, ragazzi, perché è, cioè, adoro troppo, è bellissima e sono super felice di questo acquisto. Mi piacerebbe, tra l'altro, stavo guardando all'interno perché non lo so, non sono abituata a vederla nera all'interno,
Stavo pensando che mi piacerebbe un sacco rifare un What's in my bag, però non lo so, forse è un po' old style come video, ma a me filmare e guardare i What's in my bag mi piace un sacco e vorrei che lo filmassero di più ultimamente, perché mi manca questa tipologia di video. Voi che cosa ne dite? Avete visto i miei What's in my bag? Se non li avete visti, andateli a vedere. Se li avete visti, vi mancano, volete che ne filmi un altro? Fatemi sapere. E se ne volete un altro, con quale borsa volete vederlo? Fatemi sapere nei commenti, ricordatevi sempre che li leggo tutti. Super happy, finalmente posso indossarla, non ci posso credere. Ok, ragazzi, questo è quanto per i miei mega regali di Natale, che non sono tanti, ma ognuno è molto, molto, diciamo, succoso, diciamo così, quindi super contenta. Ok, questo è quanto, mia family, vi mando un bacio grandissimo, ricordatevi, come sempre, mi dimentico di dirlo, ma iscrivetevi al canale, attivate la campanella qua sotto per non perdere i miei video appena ne esce uno, così avrete la notifica sul cellulare, e mi raccomando, mettete like al video se vi è piaciuto e se vi sono piaciute le cosine che ho acquistato. Bacio grandissimo e noi ci vediamo domani, o forse al posto di venerdì, domani, forse il video sarà online sabato questa settimana. Devo vedere se faccio in tempo, ma probabilmente sarà una challenge e ci metterò un attimino di più a montarlo, editarlo, filmarlo, quindi molto probabilmente domani salterò un video, ma sarà online assolutamente sabato, sempre 5 video a settimana. Bacio grande, abbraccio fortissimo perché vi voglio bene, e a domani o a sabato, appunto, a seconda. Bacio! Ciao!